ragazzi e benvenuti di un nuovo video. Ciao ragazzi, bentornati di un nuovo video. Io sono Davide. Lui è Andrea. Insieme siamo in Lata Family. Eccoci qua ragazzi, togliamo queste scatole bellissime. Ok, e vediamo. Beh, e vediamo subito che cosa c'è all'interno. Colorante di cacca. Ok, colorante di cacca. Puzza. Puzza, è un liquido puzzolente. Andrea ha già indossato i guanti. Non ci stanno più nella pelle. Come si chiama? Fammi vedere. Allora, questo si chiama il Fluffy Slime e ci servirà per fare le puzzette. Dopo vedremo. Invece qua abbiamo una plastilina che ovviamente ha un colore molto caccoso. E con questa plastilina dopo... Ma cosa si fa con questo? No, 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 non si usano i denti. Allora, adesso quello te lo apro io. La Lisciani ha messo una sicura per non farla aprire i bambini piccini. Questo è un liquido molto puzzolente. Questo è un colorante per fare... Per fare la cacca utilizzando la farina. Stiamo aprendo, ovviamente come avete capito, il laboratorio della cacca! Eccoci ragazzi, allora iniziamo con la prima challenge. Nella prima challenge faremo, vedremo chi farà la cacca migliore. No, aspettate, non correte in bagno. Intendevo dire che mettete i guanti, aprite la plastilina e con la formina che è all'interno della scatola per questa bellissima cacchina vediamo chi fa la cacca più carina. Con la plastilina, eccola qui, e la formina è sofficissima. Mi fai provare, Andre? Oh, che bello, è troppo soffice, che non si stacca. No, e non puzza. Sì. No, no, non puzza, non puzza. Mentre loro faranno la cacca. Io le mangio. No, 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 non si va in bagno. Sei caduto? Ma Andrea! Questo non si deve fare, perché esatto. Bisogna stare seduti composti quando si fanno le cose. La cacca finta. Allora, volevo farvi vedere, mentre loro stanno componendo e cercare di vincere appunto la challenge, che è fornito la scatola di un bellissimo dépliant illustrato molto bene, con dei disegni simpaticissimi che spiega davvero moltissime cose. Impegnati a farla bene perché do il voto, hai finito? Sì. Ok, poi lo danno anche a casa, il voto. Allora, fammi vedere, girala verso la telecamera. Qui all'angolo, perché vedi? Già non c'è l'angolo. Fammi vedere. Guarda bene. Guarda, carina. Vediamo Andrea come la fa. Mi sa che Andrea sta sbagliando tecnica. Perché il contrario, secondo me, bisogna fare, Andrea. Vedi? Così non vengono gli occhi. Dai, ti do ancora un attimo di tempo. Così nel frattempo faccio vedere che faceva vedere come costruire la scatola. Molto semplice, perché abbiamo dovuto solamente bucare qua. E poi in verità c'erano già i fori, ma no, ma in realtà si è cacca vera, verissimo. Adesso invece, appena finirete questa challenge, faremo questa, in cui faremo i 7 diversi tipi di cacche. Lo sto già vedendo. Poi fa vedere, mostra in questo bellissimo dépliant la cacca dei bimbi, che è maggiormente gialla. Sapete perché è gialla la cacca dei bambini, domandona? Davide, non si bacia la cacca, dai. È la mia fidanzata. Ah beh, fidanzata di cacca. Ah, schifo. Allora, io non riesco a farlo. Devi fare così, guarda, devi girare la formina al contrario. Così, e poi metti dentro lo Prima avevo fatto... Esatto, avevi fatto il contrario. No, 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 non hai capito, Andre. No. Allora, così, così. Così e schiacci bene dentro, gli fai prendere la forma. Allora, Andrea non ha ancora finito, però direi che questa challenge l'ha vinta Davide, perché Davide ha capito subito come farla la cacca, come utilizzare la formina.
Quindi questa challenge è vinta da Davide. Eh sì. No, Eh sì. bisogna vedere la bella, la più bella. Però. No, devi dire il voto qual è la più bella. Sì, ho capito, però Sì, Andrea. però Però Andrea. però Però. 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 Volevo dire che è la terza cacca che tu stai facendo. Fammi vedere un po', fammi vedere. Aspetta, Così non ho voto. finito. Vabbè. Non ho finito. Mi sono il coltellino. Va bene. Intanto vi faccio una domanda, ragazzi, una domanda molto importante. Voi sapete come si chiama la cacca molle? Diarrea. Ma siete grandiosi. Andiamo a studiare a scuola la cacca. Beh, con un laboratorio di cacca così. Poi altra domanda, perché la cacca si pensa che è sempre marrone, ma in verità la cacca potrebbe essere anche un po' verdina, come lo testimonia questo verde qua. Diventa tutta così. Sì, esatto. Allora, una persona sana con un'alimentazione sana ha la cacca di quel colore. Una persona che ha un'alimentazione sana. Se invece la cacca è molto verde, significa, cioè, Non sei sano. è responsabile, sì, la bile, che è una sostanza verde prodotta dal fegato e conservata dentro la cistifellea. Quando la cacca è Cistifellea, troppo proprio piena la di questa pianta. bile, la cacca diventa verde. Oddio. Distruggerla. E vi dico un'altra cosa, sapete che la cacca può essere anche nera? Sì, può Distruggerla. essere. No, aspetta che lo valuto. Guardo, la cacca è nera quando c'è tanto sangue dentro, se si ha qualche malattia e c'è sangue nelle feci, purtroppo, ed è molto puzzolente. Quella cacca lì si chiama melena. Allora c'è anch'io una malattia, Ma perché no, io faccio tu hai la unita. cacca solo puzzolente, ma è No, normale così. io faccio la cacca marrone con il sangue. No, 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 il sangue che ti dico io è un sangue digerito già. E quindi è un sangue proprio dentro, dentro, dentro le feci, tutta nera la cacca. Vabbè, cambiamo discorso. Una un po' più divertente. Sapete perché la cacca può essere anche gialla? Perché spesso. Vediamo, Guardami, vediamo. Oh, ma che carino che è! Bellissimo! Vediamo il tuo, Davide. È più bella quella di Andrea, Davide. Allora, siete uno pari. Sapete perché? Perché è più bella quella di Andrea, quindi darei il punto ad Andrea. Però Andrea è il terzo tentativo che ha fatto. Quindi, invece, tu l'hai fatta così col primo tentativo. Quindi pari, ok? dai, non puoi fare. Scusate, adesso do un punto a chi risponde a questa domanda. Spesso nei pannolini dei bambini c'è della cacca che è gialla, anzi, quasi sempre. Sapete dire perché la cacca è gialla, è Perché così gialla? abbiamo Vabbè, ma uno pari di nuovo, grandiosi, esattamente. uno E pari? certo, avete detto insieme, la cacca è spesso gialla, anzi è sempre gialla Che nei bambini, schifo! perché è il contenuto No, lo slime è Ma che verde, era lo slime? Che cos'è? è verde. Lo slime è questo. Guarda. Vuoi vedere E in l'occhio questo sopra? caso la cacca è molto gialla. Vedete il ripieno dei pannolini? Abbiamo due tipi di cose. Esatto. Allora, siete già arrivati all'esperimento successivo. Allora, dimmi, dimmi. Mi sono dimenticato. Allora, posso dirvi l'esperimento successivo? Cosa faremo? No, è molto importante. No! Quello volevo dirvi. Allora, dovete prendere. Allora, fate due pezzettini, uno con lo slime verde, ok? Che corrisponde a una cacchina verde. Sì? E poi prendete un pezzettino di Ho vinto cacca. Davide, un un pezzettino di cacca marrone. Prendine uno di quello verde e uno di quella marrone. Va bene così. Ok? Piccolino, no, anche più piccolo, così non lo sprechiamo. Va bene così, Fa mamma. vedere. Ok, va benissimo. Nel frattempo Andrea ci mostra le scorreggine. Come si fanno le mostre le scorreggine? Senti, senti. Vai, Davide, prendi un pezzettino, un pezzettino. All'interno della scatola c'è una scodella. C'è una scodella. Eccola qua ed eccola qua. La mettiamo insieme. Ok, in questa scodella
Mette... No, 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 non insieme, non le devi unire. No, le dovete tenere separate, sono due cacche separate. Perfetto. Allora, in questa scodella dobbiamo mettere l'acqua, però fermi tutti che ve la metto io. Eccoci qua. Allora, abbiamo... No, 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 aspetta, 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 che non sai ancora cosa fare. Allora, abbiamo preparato l'acqua, anche per Andrea. E abbiamo due cacchine, fammele vedere, Davide, una marrone e una Fluffy, ok? Secondo voi, ne dovete mettere una per volta, ovviamente, galleggerà quella marrone o galleggerà quella verde? Marrone, Marrone, aspetta, galleggia o fonda marrone? galleggia, Galleggia, proviamo, dai. galleggia, Galleggia! Perfetto. Proviamo con la Fluffy. E invece va a fondo. Bravo, l'ho togli. fatto. Certo, prova anche tu. Vai. Ok, Adesso mordiscilo. a fondo. Toglila pure. Perfetto. Mettiamo qui. Galleggia. Allora, secondo voi, qual è la cacca più giusta? Quella che galleggia o quella che va a fondo? Quella che? È difficile, eh? Avete mai... Quella marrone? Certo, adesso è un po' bagnata, non importa, non importa. Uniscila con l'altra. Ragazzi, stavamo dicendo, quindi, secondo voi è più giusta la cacca che galleggia o la cacca che va a fondo? Questa, no, questa. Quella che galleggia? Sì. Esatto. Allora, la cacca che galleggia è la cacca ideale perché significa che voi avete masticato bene il cibo mangiando. Il cibo è stato ben digerito perché sapete dove inizia la Mamma, digestione? c'è già fame. Sapete dove inizia la digestione? La mia cacca. Ah, sì, la mia cacca Sbagliato. di intestino. No, La Andre, la digestione, guarda, non la... sfonda sempre. non va bene, non va bene. Allora, vi Affondo, dico che cosa, dove inizia la digestione. A quanto pare non lo state indovinando perché Andrea ha detto l'intestino, ha detto il culetto. Tu, Davide, cosa dici? Dove inizia la digestione? dalla pancia. Ah Sbagliato. no, da qui? Ci sei quasi, ci sei quasi. Bravo! Dall'intestino. La digestione inizia dalla Allora bocca. dall'intestino, poi si aspetta un po' e poi dice: ah, le scappa Vabbè, quello è un altro particolare. La digestione inizia dalla bocca perché se noi mastichiamo molto bene il cibo e non mangiamo di corsa, il cibo viene poi digerito bene anche dallo stomaco e tutte dall'intestino. Esatto. E vi dirò di più che ma... se... Ecco, se mastichiamo bene, le sostanze che noi ingeriamo vengono assorbite molto meglio. Capito? Vediamo qua, anche la Lisciani ci mostra che Dai, il Fluffy Slime sarebbe andato a fondo. nostro esperimento. Altro Sì. esperimento? Eccoci che stiamo producendo cacca. Allora, esistono sette tipi di cacche, ragazzi, sette tipi. No, quella è sua, quella è sua e quella è tua. Allora, esistono sette tipi di cacche. Il primo tipo di cacche si chiama a palline. Facciamo anche Questa qua. noi. La facciamo Ma anche noi. voi però sapete dirmi chi fa la cacca a palline? Bravo, bravissimo. O magari Fatemi un po' anche lo vedere. zebronte. Ah, ma tu ne stai facendo un'altra da Andre? Tu stai facendo la cacca di tipo 4, che si chiama salsicciotto liscio. Tu stai facendo questa? Dai, tu fai quella. Invece Davide, che ha finito quella a palline, ti chiederò di fare una cosa. Prendi tutte le tue palline e le metti insieme. Un po' Com'è la cacca degli umani? Vediamo un po', non troppo però, la cacca degli umani, ma quando, Davide? Quando Quando la fanno sono? loro, Sì. è così. Allora, fammi vedere un po', fammi vedere. La cacca degli umani può essere in questo modo, ok? Però può essere Ma anche cosa di sangue. significa qualcosa se è così. Cosa? Si chiama salsicciotto Superba! grumoso. È stata lei la colpevole della cacca. Significa una cosa, ragazzi. Significa che quella persona che ha fatto quella cacca è stitica, che fa la cacca dura. Hai capito? O già, Io l'ho fatta una volta. ecco, se si fa la cacca così dura, bisogna bere molta acqua, molta, molta acqua, perché Deriva! e mangiare la verdura e la frutta, perché No, bisogna idratare il nostro corpo, certo. Ma no, cos'è sta roba? Ma cos'è sta? Ora, ragazzi, 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 ma ci studiamo uno scherzo da fare a papà stasera? Sì. Eh? Ma
potremmo usare il liquido puzzolente per fargli sentire puzza però appena entra. Spinta, no, ma noi facciamo proprio un'altra cosa. Noi gli prepariamo il tavolo, tutto apparecchiato, con una bella candela accesa, con il piatto per la cena, coperto da un altro piatto, e gli diciamo: papà, ti abbiamo tenuto la pappa in caldo, e dentro gli lasciamo la cacca. Questa? Sì. Ma si nota che è finta. Ma noi la faremo bene. Guarda, quando ho fatto questo qua, questa qua, la tipo 2, l'avevo fatta talmente bene che non si capiva che era finta. Io lo capivo. Ma solo perché... Scorriamo velocemente per vedere quali sono gli altri tipi di cacche. A pezzetti morbidi, a pezzetti pastosi. E poi c'è quella che questa proprio non ci piace, quella liquida. Come si fa? E quella liquida, per farla qua, insomma... Cioè, guarda questa. Per modellarla... Sì, questo è un mostro cacoso. È un mostro cacosissimo. Meno male che nostro zio si è sposato. Cosa c'entra, amore, questa cosa? Non lo so. Ah, magari che fa la caccadura, non so. Non c'entra un bel niente. Lo so. C'è ancora un bel esperimento da fare, in verità ce ne sono altri. Che dove? E dove okay. Consiglia proprio di fare la cacca. Ma cosa fa? Ok, allora mettiamo la pausa e prepariamo gli ingredienti, sì, perché con questo esperimento, ciao ragazzi, utilizziamo proprio la farina, utilizziamo il liquido colorante. Guarda, però prima, sì. Però prima sigla! Ma amore, siamo a fine video, ma che sigla! E sapete cosa c'è qua? Io adesso questo sono proprio curiosa di usarlo, ragazzi. Non solo il colorante, ma c'è il liquido puzzolente. Io sono anch'io. Mettiamo la pausa e prepariamo gli ingredienti. Mentre i ragazzi stanno continuando a fare cacche lunghe, cacche strette, cacche corte, io ho usato un trucchetto che ho messo tutti gli ingredienti che la Lisciani mi consiglia. Sì, cioè 120 di acqua, 250 di farina, l'olio di semi, 200 grammi di sale, il colorante che adesso metterò. Andrea, metto io. Metti tu il colorante, tieni. Qua, nel bimbi. Vai che lo proviamo a fare nel bimbi. Proviamo, se poi non viene. Noi abbiamo provato a farlo col bimbi. Proviamo. Vai. Quante gocce? Prova, allora, più ne metti e più diventa marrone. Proviamo. Vai. Tento non sporcarti, era meglio mettere i guanti. Ma sembra tipo una tempera, sembra, vero? Puoi metterne ancora, ma... Tieni ancora un po'. E dopo mescoliamo. Andre, verrà la nostra cacca? Sì. Verrà? Sta girando il bimbi qua, sta producendo cacca. Ciao ragazzi, un pasticcio. Abbiamo fatto un pasticcio perché basta aggiungerne. Davide mi sta aggiungendo in continuazione quel liquido puzzolente. Questo qui. Davide, solo che il problema prima... No, basta, prima la cacca era venuta. Ma no, adesso non può più venire perché avete aggiunto troppo liquido. Mi vado a lavare le mani. E ti pausa, Andrea. Dio. Ragazzi, ma non si lecca il budino di papi, è il budino di papi. Allora, raccontate cosa abbiamo combinato. Raccontate un po'. Ragazzi, abbiamo messo la cacca finta, come sempre, dentro al piatto. E chi lo, per chi ha questo scherzo? Per papi. Allora, papà deve ancora arrivare, vediamo se... No, pensavo fosse già arrivato. No, non è arrivato, ragazzi. Però fra un po' suonerà il campanello, no. Ok? Rimaniamo in attesa. Dai, non si lecca il budino di papi. Siamo tutti agitati perché abbiamo sentito arrivare papi. No, Davide, non uscire fuori che fa freddo. Oh, ma arriva papi, arriva. Guarda cosa so fare. Via, Maya. Bravo Andre, bravo! E so fare anche questo. Aspetta. Mamma mia, attenzione! Bravo!
No, ma arriva papà. Ma Andrea, Davide è andato fuori a cercare, ad aspettarlo. No, fuori al terrazzo, fuori al terrazzo. Chiudi, chiudi che prendi freddo, che sei maniche corte, Andre. Davide, non star fuori che prendi freddo. Dai. Maia, ma cosa combinano? Andrea, sei maniche corte. Dai, arriva. Deve arrivare. Ancora lì? Sì. Perché? Sì. Perché? Oh, che ansia, mamma mia. Ah, non so. Ciao, papi. Ehi, ciao. Tutto bene? Dai, papi, guarda che è in caldo. È tardissimo, sei arrivato tardi dal lavoro. Senti, sai che sto riprendendo? Perché ti ho cucinato una cosa che mi piace un sacco. Volevo vedere la tua. Volevo immortalare la tua reazione. Prova a sentire l'odore. Se senti qualche profumo in particolare. Cosa di fritto? Ma no, dai, non c'è odore di fritto. Senti l'odore di fritto? Con l'impanato? No. Sarebbe buono. Guarda, c'è anche la panna cotta, c'è. Una cosa che ti panna cotta? Sì, lava le mani però prima, lava le mani. Ah, le hai già lavate? Sì, ci abbiamo messo due volte. Ci abbiamo messo un po' cucinata. Però siamo sicuri che ti piace. Freddo. No, magari al massimo lo scaldi. Però dai, voglio vedere la tua reazione, perché è da tantissimo che mi chiedevi di preparartelo. E oggi ho avuto tempo. Se non c'è neanche una pentola. Ma sì che c'è la pentola, non vedi? Mi piace. Ci sei rimasto male, ma povero papi. Ma dov'è l'altra cacca? Dov'è? Ehi, ma cosa stai facendo te con quella cacca? Cioè, uno lavora tutto il giorno e arriva a casa e si trova per una questo. Cacca. Sì. E poi dai papi, non ci rimanere troppo male. Guarda, guarda oggi con cosa abbiamo giocato. Aspettavo il pollo. Con il laboratorio della cacca. Su due sedie, laboratorio della cacca. Ma questa è? Sì, sì. Oh madonna. L'abbiamo fatta anche utilizzando la profumazione di cacca. Bah, dai, salutiamo tutti. Ciao. Se questo video vi è piaciuto, cosa bisogna fare? Allora, tanti like, iscrivetevi al canale, seguite la Zaffamily.